Ciao a tutti, popolo del tubo, bentornati in un nuovo vlog. Ormai ci siamo, 10 giorni all'uscita del gioco. Oggi è 11 novembre al 22 novembre, se la matematica non è un'opinione. Siamo entrati nel final countdown, gli ultimi 10 giorni. E oggi Giants ci delizia con un'anteprima della mappa francese Haute-Beileron. Mamma mia che francese che c'ho. Haute-Beileron è una mappa che, io ve l'ho sempre detto, più che francese mi ricorda il centro Italia. Ma adesso con questo trailer riuscirete a vedere e capire anche meglio quello che voglio dire. Prima di tutti però fatemi ringraziare il nostro ambassador Peppe e la Giant Software per il materiale in anteprima. Vi lascio anche da questo video in descrizione la pagina Facebook ufficiale dell'ambassador, perché vi ricordo che lui è il punto di riferimento per quanto riguarda Farming Simulator in Italia. Quindi per qualsiasi domanda, per qualsiasi dubbio, meglio di lui non vi può rispondere nessuno. E vi ricordo che lui è anche il tramite, cioè lui fa da tramite insomma per la Giants, quindi qualsiasi consiglio, qualsiasi cosa, insomma chiedete a lui, vi lascio qua sotto il suo link. Detto questo, amici, io direi di cianciare le bande, bandare le ciance e iniziare a vedere un po' il videuzzo. Ve lo allargo pure. Ovviamente ho messo la velocità di 0,50, così ragazzi vedete meglio, ci abbiamo più tempo per godere degli scorci, delle cose. Questo è il primo scorcio della mappa. Guardate qua se non vi sembra un paesino medievale del centro Italia. Bellissimo. Questo è il laghettino con le barchette. Ah no, non ho messo la velocità. Non ho messo la velocità lenta, raga. Ho messo la velocità normale. Sono disdiciato da questa mia. Distrazione. No, è lenta. È lenta. Non mi pareva che andava troppo forte, ma sono quei fotogrammi che sono talmente veloci che mi sembrava che andava a velocità normale. Vabbè, comunque non è che c'è da fermarsi, eh. Sono tutti scorci, c'è il bellissimo castello, eccolo qua, su questa bellissima montagnetta, su questa altura. C'è un punto molto interessante che vi vorrei far vedere, ecco questo qua ragazzi, questo qua. Come vedete, il vigneto segue esattamente la morfologia del terreno, perché qualcuno mi chiedeva, ma quando noi andremo a posizionare i vigneti spianeranno il terreno o si adatteranno? Secondo me, a vedere questa immagine, si adatteranno, perciò potrete fare i vostri vigneti in collina. Secondo me, non ho ancora il gioco purtroppo, quindi non ve lo so dire, però secondo la mia opinione anche secondo i miei occhi, quello che vedo. Qualcun altro mi chiedeva se ci saranno i vigneti di default. Io credo che questo sarà un vigneto di default. Non credo che l'hanno messo loro per fare il trailer. Sempre una mia opinione, perché qua non è che possiamo sapere se è di default o meno. Però secondo me ci saranno i vigneti di default. Qua vedremo anche tra poco gli oliveti, eccoli qua. Queste sono le piante di olivo. Anche queste credo che ci saranno probabilmente di default. Messe su una montagnetta, su una collinetta più che montagnetta, vedete? Stanno proprio sulla collinetta e seguono la morfologia, l'andatura del terreno. Qua sembra di stare in Toscana, raga, con sti cipressi, sta strada spettacolare, bellissima. Questo è l'osservatorio, l'avevamo già visto in vari vecchi trailer, gameplay. Guardate anche le macchine, ve lo fanno notare, le macchine, bellissime. Questa è un'altra visuale di tutta la vallata, con i muretti, guardate, sembra o no un paesetto italiano? Il lavatoio, avete visto lì il lavatoio, che spettacolo? Tutte queste case in mattoncini, bellissimo, un borgo medievale, al 100%. Questa, amici, è quella che sul 17 era la filanda, vedete, la filature di Couture, probabilmente qua è dove andremo a produrre tessuti. Molto probabilmente. Altro che la filanda, raga. Vi ricordate col gommitolo sul tetto del 17? No, no, no. Qui le cose si fanno veramente interessanti. Per favore non iniziate a chiedere se si può usare la catapulta, perché non stiamo nei giochi che devi assaltare i castelli. Che qualcuno l'aveva chiesto nei vecchi video. Raga, veramente, certe volte rimango sorpreso. Guardate, questo è una specie, forse qui c'è scritto biogas.
quindi è uno dei biogas posizionabili. Questo è il caseificio Fromage de Lune, il formaggio della luna, molto bello anche il caseificio. Altra visuale del lago, questa dovrebbe essere la fabbrica di farina, probabilmente vedo una spighetta lunga lunga, ecco qua, molto bella. Alcuni modelli sono rimasti gli stessi, del 19, avete visto il silos, sembra la ricarica della calce del 19, ma è anche normale. Insomma, alcuni modelli non è che cambiano nel tempo, voglio dire, la ricarica della calce quella è, il silos così è fatto. Tanto vedete il maggiolino lì, che è maggiolino, guardate che bellino. E qui ragazzi sembra la visuale della Italia Light quando spawnate, scusate, torno un attimo indietro. Sembra o non sembra l'inizio dell'Italia Light, quando c'è quel muretto in cui vedete tutta la vallata? Comunque è una mappa che ha tanto tanto tanto, amici, di italiano. E questo invece è il PDA della mappa, esattamente come quello americano, sono stati tolti i campi, cioè non li vedete marroni, li vedete verdi, ma quelli sono i campi. Ecco qua la visuale della mappa, con questo bel fiume che scorre, che taglia a metà praticamente tutta la zona, con il laghetto che abbiamo visto prima, la zona forestale qua su in alto e i campi, che non sono mica così tanto piccoli. La zona dei campi piccoli è solo questa qua, questa parte qua, perché per il resto io vedo dei bei camponi grossi, che magari non rendono molto l'idea da questo PDA, ma va sicuro che sono grossi, sono bei camponi, quindi non ci andate tanto con i mezzi da 40 cavalli, perché secondo me questa è una mappa che richiederà tanta tanta potenzina, perlomeno dopo, quando inizierete a comprare i campi un pochino più grossi. E poi ovviamente vi ricordo sempre che sono già possibili i preordini, ma insomma da quel dì, che sono aperti i preordini, grazie a tutti gli amici che hanno comprato dai miei link. E se ancora non avete preordinato il gioco e volete farlo, ecco, se lo farete dai miei link qua sotto, potete aiutare la mia partnership verso l'argento. Siamo veramente vicini all'argento, raga. Grazie a tutti quelli che hanno comprato e che compreranno. Vi ricordo che se avete già comprato il gioco su Steam e Stan Gaming, dove vi pare, non avete il Season Pass, dai miei link potete comprarlo. Si adatta tranquillamente a Steam, a Epic, a qualsiasi cosa. Quindi grazie per chi comprerà anche il Season da me. Poi, detto questo, vi ricordo che io sono online, dal vivo, live, sull'altra piattaforma, tutte le mattine alle 11, Teresella 20:30. E se avete Amazon Prime potete sostenermi con un abbonamento gratuito. E a proposito di abbonamento, grazie agli amici abbonati Anima, Vita, Cuore del canale, consentono al canale di sostenersi e di portare tutti questi contenuti al costo di un caffettino o qualche caffettino al mese. Grazie ragazzi per il vostro caffettino. Poi fatemi sapere la vostra, se vi piace questa mappa, se anche voi ci vedete tanta Italia in questa mappa e se anche voi, come me, siete entrati nel mood del Final Countdown. Poropopo. Ciao amici, al prossimo video, io canto così per 10 giorni. Poropopo.